Chiusa per l'intera giornata di oggi la caserma dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò. Dalle 8 di questa mattina alle 8 di questa sera il distaccamento dei pompieri resterà inoperativo con l'augurio che gli incendi possano risparmiare, almeno per oggi, l'intero comprensorio del Paternese. Come detto, il problema è legato alla carenza di personale ormai cronico, come è accaduto lo scorso anno con il problema che ha interessato, oltre a Paternò, anche Adrano e Caltagirone. Con l'arrivare dell'estate ovviamente la mole di lavoro è aumentata, le criticità ci sono sempre nel nostro territorio, quello catanese, con una carenza di organico che si aggira attorno al 40%. Purtroppo ancora nulla è stato fatto, fino a ieri abbiamo inviato una missiva al sottosegretario agli interni facendogli vedere che dall'anno 2021 all'anno 2022 la situazione è notevolmente peggiorata nel nostro territorio. Oggi Paternò, l'altro ieri Adrano. È toccato a Palagonia, sicuramente in quest'estate toccherà a tantissimi altri distaccamenti perché l'organico è quello, ci sono dei passaggi di qualifica che leveranno altro personale, ci sono stati pensionamenti, ci saranno i pensionamenti che ridimensioneranno ancora più il soccorso tecnico urgente, pertanto si deve intervenire. Ci auspichiamo che quello che ha detto il capo del corpo in visita in Sicilia per l'inaugurazione del distaccamento di Palagonia che si verifichi, cioè di rendere autonoma la Sicilia con uomini e mezzi. Allo stato attuale la situazione è veramente critica. Come ha già detto lei, è capitato oggi a Paternò, nei giorni scorsi anche a Adrano, Palagonia. In questo momento avete già una previsione di quante altre volte può, insomma, può capitare questa situazione di chiusura dei distaccamenti che è pericolosissima, visto gli incendi che ci sono? Sicuramente capiterà. Una cosa positiva è che ci saranno sicuramente aggiunte le squadre boschive regionali, una per Catania e una con l'Oasi di Simeto. Però ripeto, abbiamo già compiuto più di 600 interventi in una settimana, pertanto anche se ci sono due squadre aggiuntive, il soccorso tecnico urgente ordinario sicuramente avrà grosse difficoltà perché abbiamo un sottodimensionamento del 35%-40% dell'organico. Noi ci auspichiamo che vengano fatte le assunzioni, quelle dei precari del concorso d'oro 250, che i passaggi di qualifica vengano fatti in maniera celere e che la Sicilia abbia il rispetto che merita, soprattutto, ripeto, un territorio come Catania, Messina e Siracusa, che sono, diciamo, tra le più a rischio in tutto il territorio regionale. Ripeto, ci auspichiamo che il capo del corpo e il sottosegretario degli interni, con il capo dipartimento e la politica tutta, non facciano solo chiacchiere, ma mettono in campo quello che hanno promesso, cioè di dare sicurezza al nostro territorio. Poi sicuramente la prevenzione e la messa in sicurezza del territorio sicuramente agevolerà ancora tutto. Ecco, ma vi hanno dato delle date quando fare queste assunzioni? Le date, le assunzioni ci saranno, anche il 24 giugno partirà un corso, però se calcoliamo per tutto il territorio nazionale sono veramente gocce, se non si fanno delle mobilità mirate sui territori. Oggi stiamo qui a parlare di aria fritta perché si deve mirare, organizzare, fare un programma sul nostro territorio che ha delle piante organiche veramente vecchie di un ventennio, dove si compiono almeno 3 volte meno gli interventi che facciamo oggi. Perciò si deve ripetere questo, si devono aprire nuove sedi, si devono riclassificare sedi come ad esempio Paternò, Caltagirone, Cireale e aprire altri distaccamenti nel territorio siciliano. Che ad oggi non esistono, mancano. Sicuramente è importante anche aumentare di altre 14 unità il nucleo elicotteri di Catania, che attualmente è sottodimensionato e ricopre soltanto 2 turni. Queste sono le cose che abbiamo richiesto da anni, come voi ben sapete. Se non dovessero verificarsi in tempi celeri, noi siamo pronti nuovamente a tornare in protesta.